Salve a tutti i miei amici attrezzanti e ben ritrovati in questo nuovo video su Mr. Electric. E oggi siamo su Pokémon Zaffiro Alpha, la parte 7, sì. Bene, siamo già arrivati a questa parte, quindi questa parte dobbiamo consegnare la lettera che appunto ci ha dato. Dobbiamo consegnare la lettera a Rocco. Ok, praticamente questo ci sfida? Non credo. Infatti. Però ci dà la mossa Flash. Qui bisognerà utilizzare la bicicletta India. Zubat. Comunque ho fatto salire Beldum, come vedete, a livello 20. E proprio a livello 20 Beldum si evolve. Quindi ho dovuto annullare l'evoluzione e farla evolvere in questa parte? Speriamo di sì. Chi è quello? Archeo Kyogre. Quindi era questa la forza dei Pokémon millenari a cui assistirono i nostri antenati. Che potenza spaventosa. Il loro aspetto comunque mostra qualcosa di diverso rispetto a quello dei Pokémon mega evoluti. Sono necessarie ricerche più approfondite. E tu chi sei? Ho capito, ti chiami Mr. Electric. Oh scusa, ma non mi sono presentato. Mi chiamo Rocco. Viaggio in cerca di pietre rare. Sono la mia grande passione. Una lettera per me. Mr. Electric, consegna la lettera a Rocco. Grazie. Prego. Hai fatto tanto per consegnarmi questa lettera. Come posso sdebitarmi? Vediamo, ti darò questa MT. Contiene la mossa preferita. La mia mossa preferita. All'acciaio. Infatti lui è uno schermoli. Ascolta, forse guardando queste pitture riesci a percepire qualcosa anche tu. Migliaia di anni fa, in un mondo ancora primordiale, un Pokémon leggendario in possesso di un potere immenso era divenuto una terribile minaccia per il genere umano. Basta guardare questa rappresentazione per capire quanto fosse spaventoso il suo potere. Beh, comunque, percepisco chiaramente la forza della tua squadra. Non è niente da temere. Continuate ad allenarvi così e un giorno potrete persino conquistare la Lega Pokémon. Certo. Scusa, ma si è fatto tardi. Devo andare. Rocco è così, Parla... Non è che è tanto felice. Comunque Flash non abbiamo dovuto insegnare a nessuno. A nessuno. Bene, usciamocene. Senza incontrare alcun Pokémon selvatico. Speriamo di no. Bene. Fortunati. E dove dobbiamo andare? Beh, mi sa che dovremmo andare di nuovo dal... Mi chiama dal signor Marino, mi sa proprio di sì. Oh, vedo che sei riuscito a consegnare la lettera senza problemi. Ah, ho ricevuto una richiesta del signor Petri. Vorrebbe che portassi, ecco qua, la merce Devon che hai recuperato ad un certo Capitan Remo che si trova al cantiere di Selcepoli. Questa parte lo faremo. Tutti a bordo, si parte! A Porto Selcepoli! Sbarcati a Porto Selcepoli, immagino che farei visita al capitano Remo per consegnargli la merce Devon. Certamente che sì. Ci si sfidi? Yes! In questa parte vedremo l'evoluzione di Beldum Shiny in un bellissimo Metang Shiny. Vai Beldum. Ok, vai a mettersi stata. Boom. Ok, buono. Movimento sismico non ci dovrebbe fare tanto. Sta minchia, però. Dai, è poco. Meno male. Ok, Machop sconfitto.
sconfitto pure Armando. Perché mi sto interessando di nomi? Me lo potete spiegare? Comunque. Wingham, Wingham. Tu? Ok, tu ci sfidi. Carino, Ricky Ciambellino. Manda in capo Zigzagun. Vai, metti a testata. Non lo sconfiggeremo in un solo colpo. Invece sì. Cazzo. Non è potente. Ok, Ricky è stato sconfitto. Non so se si trovi qui. In questa zona qua del... Perché sto ancora parlando con lui? Ok. Non so se si trovi qui, ma credo... comunque il prossimo Pokémon da catturare, non ve lo dirò. Però non so se si trovi qui, però in questi casi sì. Carvagna. Perché avrò Mega Sharpedo, quindi... Non so se si trovi qui, magari chi lo sapesse scrivetelo nei commenti. E ne sarò tanto grato, ve ne sarò grato tanto anche, come volete voi. Ok, benissimo. Bene, sconfitto anche Wingull, che vola lanando. Bene. Machop. Vai ancora a metà testata. Dai, 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 fanculo. Ok, sconfitto. Così si chiama Rigo. Un bellissimo nome. Un po' se ci sta qualcos'altro qui in giro. Questo? Ok, sì. Bowling. Affanculo sta incornata. Comunque. Stiamo andando veramente bene con questo let's play. Ok, vai, metti la testata ancora. Diciamo abbiamo 20. Abbiamo il livello 20 per Beldum, che fra poco si evolve anche. In questa parte sì, spero di farlo evolvere. Poi livello 20 per Beldum. Mentre livello 23 o 22, non mi ricordo ora. Mi pare 23 però. Gratiguan. Quindi in poche parole siamo molto avvantaggiati con i livelli. E ragazzi, in questa parte, come detto, ecco qui Metang. Quindi seconda evoluzione del let's play. E dacci turni. Boh. Metam Shiny! Stupendo. Impara qualche mossa, no. Va bene, consigliere la match a Remo, al capitano Remo. E li sfiderò off camera loro. Tu ci dici qualcosa? Ehi allenatore, sia di fretta per la via, che tranquillo in allegria. Fai un salto a casa mia, no. Già fatto, mi spiace. Comunque andiamo qui. Questo mi sa che è Porto Selcepoli. E infatti. Tu? Ehi! Un po' di pazienza. Sulla veranda fra poco potrei comprare qualcuna di queste graziose bambole. Cosa che faremo per le basi segrete. Tu? Conosci la metti forza segreta? Il mio preferito della gang. Fatela dare a uno dei nostri e poi tornerò a mostrarmela. Sarai messo nella gang e potrei comprare merci di qualità ad un buon prezzo. Questo mercatino. Quando vengo qui mi lascio trasportare e compro sempre troppe cose. Stalarida.
L'arida, che cazzo significa? Aromi fragranti aggiunge una nota profumata nella vita di tutti i giorni. No, nulla. Oh, il tuo metan. Devi impegnarti di più. Uscire. Le energivendolo. Che cazzo. Comunque. Questo è il mercatino di Porto Cepoli. Un bel mercato. Qui. O un fan club, va bene. Ok, andiamo. Non c'è. Ci sta il. Mi chiama il capobalesta. Il capobalesta ci sta. Non lo so. Comunque, mi pare di sì, però. Naturalmente non lo faremo in questa parte, dovremo portare la merce Devon. A Capitan Remo, che ora non trovo dove puttana. Ok, no, questo è proprio un market. Questo? Gare Pokémon Live. Che cazzo? Figata questo? Giudice onomastico. Ok. Ah sì, potremmo dare il soprannome Metang, però non credo. Questo? Mi sa che siamo arrivati. Scala di Selcepoli. Mi sa che è questo. Non lo so, non l'ho mai visto. Tu? No, non è lui. Non è lei. No. Dove puttana la testa? No, dove è? Ma me lo spiego. Perché sei il team idro? E dov'è Capitano Remo? Questo? Ah, Safamoroshk! Però è il cantiere. No, invece no. Eccolo qui, Capitano Remo. Credo. E se questa cosa va qui e quella va là, allora questo dove va? E quella Gegio lì, ah, non ne vengo a capo. E tu chi sei? Ciao, sono Timon. Timon. Il Capitano Remo mi ha incaricato di progettare... Ah, non è lui? Ok, non è il Capitano Remo. Oh, che cos'è? La merce Devon? Fammi pensare. Il Capitano non c'è, forse è andato di nuovo al museo oceanografico dove sta il Timidro. Ti va di cercare e consigliare direttamente la merce? Va bene, andiamo. Dove può essere il Timidro? Bene. Questo? Sì, questo qui. Entriamo. Questo... L'ingresso di questa parte. Certamente che sì. Buon divertimento. Timidro. Ciao, Timidro. Vaffanculo sto brunch. Ok, va bene, qua stanno le varie reclute del team Hydro, che stanno praticamente osservando qualcosa. Questa cartina di Owen. Che bello. Questa canzone lì è rilassantissima. Oddio. Questo è Capitan Remo, sei sicuro? Infatti eccolo qua. Eccolo qua. Sì, se c'è God, se stai cercando il Capitan Remo, sono io in persona. Ah, devono essere i pezzi coordinati al signor Petri della Devon. Perfetto, grazie, adesso possiamo prepararci per la spedizione. Eccola qui! Hey, aspetta, quella valigetta è nostra! Come? E voi chi siete? Siamo il Timidro. Il capo vuole dei pezzi, dammeli senza storie. Ok! Carvagna, eccolo qui il mio dorato. Però mi sa che abbiamo sbagliato, però va bene, dai. Metang è troppo bello. Comunque faccio salire, cioè faccio questa lotta off screen, poi allenerò un po' tanto. Ma no, quanto è bello Carvagna. Lo voglio. Mi sa che si cattura qui, porto del cipoli, non so poi. Comunque abbiamo sconfitto la prima recluta, non so se ne è una o ne sono due, sinceramente non lo so. Mi sa che ne sono due. Sì. Ne sono due. Zibet!
Oh yeah, sconfitto in poco tempino. Ok, grazie, qua a livello 22 allora stava prima. Fendi foglia, certo che sì. Fai dimenticare, voglio che lo faccio dimenticare al posto di botta, vai. Carvagna, no, cambiamo un poco, cambiamo Pokémon e vai Grasiguan. Bellissimo. Vai, subito utilizziamo il nostro Fendifoglia, vediamo com'è. Bellissimo, è fortissimo. Carta vetro, va bene, ci danneggia, ma non è nulla. Benissimo. E vai, abbiamo sconfitto la recluta team del team idro. Come ho fatto a perdere? Eppure sono il temibile numero 27. Se torniamo a mani vuote ne sentiremo delle belle. Ah, non pensavo che i nostri piani sarebbero andati all'aria per colpa di un bambino. Chi è? Oh, Ivan! Il capo del team idro! Eccolo qui! Ivan! Bellissima canzone. Perbacco, sono venuto di persona per capire come può essere tanto complicato rubare una valigetta, ma vedo solo una sciurma di pappamolle che non sa nemmeno tenere testa a un moccioso. Ehi tu ragazzi, ehi tu, sei un ragazzino, ma non ti lasci intimidire e pensare che sei solo un allenatore alle prime armi. Io sono Ivan, il capo del team idro, di cui vedi qui alcuni degli esemplari molto brillanti. Non lo sai, i Pokémon, le persone e tutte le forme di vita vengono dal mare. Già, il mare è un valore irrisibile per tutte le creature viventi. Tuttavia, gli esseri umani lo sanno inquinando e danneggiando per loro, per il loro mero tornaconto. Pian piano questo tesoro così prezioso sarà rovinato per sempre. Se fossimo solo dei noi esseri umani a rimetterci pazienza, sarebbe giusto così. Ma che ne sarà dei Pokémon marini? Se il mare diventa inabitabile, non avremmo più un posto dove vivere. Non potranno più moltiplicarsi tranquillamente, soffriranno senza avere nessuna colpa. Non posso sopportare che accada una cosa simile. Perciò ho preso una decisione. L'insensatezza degli esseri umani, il mare in pericolo, la natura, riporterò tutto allo stato originario. Ah, adesso basta, ho parlato anche troppo per i miei gusti. Ehi moccioso, per oggi finisce qui, ma se ci metterai di nuovo i bastoni fra le ruote non lascerò correre. Tienilo bene a mente, capito? Andiamoci sfaticati. Fa ragione, cioè, c'ha ragione. Bene. Dunque, come hai detto che ti chiami? Ah sì, Mr. Electric, una situazione davvero tesa, meno male che c'eri tu. Già, quasi dimenticavo di ringraziarmi per aver portato i pezzi che ho ordinato alla Devon. Eccoli qui. Mi saresti consegnato la merce al Capitano Devon. Non c'è tempo da perdere, dobbiamo partire più presto alla scoperta dei fondali marini. Grazie ancora, scusa, ora devo scappare. Spero che... Ok, dobbiamo andare noi, ok. Fate così. Bene. Il timido se n'è andato? Yes! Bene ragazzi, questa parte è un po' lunghetta a differenza di quelle dei due capi palestra. Ci può stare. È tutto. Quindi per questa parte è tutto. E quindi se il video vi è piaciuto mettete tantissimi pollici in su, commentate, condividete naturalmente. Ci rivediamo nel prossimo episodio. Un attimo, perché non posso concludere così. Così si conclude. Quindi, detto, e alla fine dell'episodio, quindi, ciao ragazzi!